Riccardo Magherini ha 40 anni, ha un figlio di nome Brando. Ricky è biondo, occhi chiari, barba incolta, sorriso smagliante. È un trascinatore. Ama la vita, le donne, gli amici, la sua famiglia. Da ragazzo era una promessa della Fiorentina e quando giocava disegnava lanci a tutto campo. È un creativo, ama viaggiare e lavora nel mondo dell'arredamento. Domenica 2 marzo 2014 cena con alcuni amici in un ristorante di San Frediano, nel centro storico di Firenze. Poi li riaccompagna in un albergo in Piazza Ognissanti, lascia l'hotel verso mezzanotte e 20. È tranquillo, dirà il portiere dell'albergo nella sua testimonianza. Ma chi lo incontra per strada poco dopo racconterà di una persona impaurita che chiede aiuto. Riccardo implora una mano, urla e iniziano le prime telefonate alle forze dell'ordine. Siamo le guardie del consolato americano. Si è sentito delle grida. Gridare cosa? È uno che gridava: aiuto! Carabinieri! In via Borgo San Frediano c'è un signore che chiede aiuto, urla. C'è uno che sta urlando: aiuto, aiuto! Carabinieri! Si sentiva urlare delle persone che chiedevano aiuto. Continua a correre e chiede aiuto in un pub, poi cerca di entrare in una pizzeria. Chiede di aprire perché ha bisogno di una mano e vuole chiamare la polizia. Prende il telefono dalle mani del pizzaiolo, prova a sbloccarlo ma non riesce a chiamare. Esce in strada e si inginocchia implorando soccorso ai passanti a piedi, in auto e nei locali. Dopo poco arriva la prima auto dei carabinieri, saranno i militari al loro arrivo a chiamare l'ambulanza. 118? Sì, carabinieri. Sì, ciao, dimmi tu. Ma senti, siamo intervenuti, San Frediano. Praticamente c'è un uomo completamente di fuori, a petto nudo, che A urla. Borgo San Frediano Borgo San comunque. Frediano, Borgo San Frediano 67, ci sono già 2 minatori sul posto, Ho stanno cercando di capito. calmarlo, sono andate anche Sì, la proprio di comedia. fuori, sì. Con tutto nudo, maestrale urla con 2 pattuglie volte. Esatto, Ok. sì. I carabinieri trovano Magherini inginocchiato su un marciapiede con le braccia aperte quasi come per abbracciarli. Due persone dicono che ha rubato un telefono ad un pizzaiolo e lui subito lo riconsegna ai due passanti, ma per la rapina del cellulare i carabinieri lo vogliono arrestare e procedono. Infatti, pochi istanti dopo arriva anche una seconda gazzella a Borgo San Frediano e i carabinieri accerchiano Riccardo per fermarlo. Lui si divincola, si muove camminando velocemente, parte una colluttazione e un carabiniere viene ferito alla fronte da una manetta. Magherini è immobilizzato ed è ammanettato, braccia dietro la schiena e pancia a terra. Lui continua a chiedere aiuto e si divincola urlando. Però ho fatto un coglione, se qui ci sta dicendo assa, non sta. Se senti. Thank you.
Riccardo smette di respirare, non parla più. Dopo 3-4 minuti arriva un'ambulanza e in quel momento alla scena assistono 29 persone, 8 in strada e 21 affacciate alle finestre. Vogliono un dottore per poterlo sedare. Il medico. Sì, il medico che gli suona addosso in due per tenerlo fermo. Benissimo, arriva. Perché non lo lasciano più. Arriva. I carabinieri continuano a stare sopra, Riccardo manettato prono a terra, non parla né si muove. Passano i minuti e poi arriva il medico. Momenti tragici. Inizia il massaggio cardiaco con Riccardo ancora ammanettato. Allora, questo è un ragazzo, sono stato immobilizzato dai carabinieri, trovato immobilizzato, girato in ACR, sto massaggiando e sono per la strada. Io direi di metterlo sopra e che mi avvisi Santa Nuova, arrivo massaggiando un paziente in ACR. Bene, bene. Madonna, ma che roba questo. Adesso gli dico sì, poi ne parliamo. Della porta e corni stanno a Santa Maria Nuova, dove è morto questo qua. Ah, è morto? Sì, è morto. Morto credo mentre lo trasportava in ambulanza. Mente che vabbè, Le passo il maresciallo Castellano? Sì, passo un attimo. Sì, Castellano. Come? È morto allora. È deceduto. Allora, sappiamo come si chiama. Chi è? Un certo Magherini Riccardo, abitava lì in San Frediano, signor capitano. Alle 3.05 nella sala rossa dove è morto l'uomo all'ospedale di Santa Maria Nuova, proprio accanto al cadavere, i carabinieri che hanno arrestato Riccardo iniziano subito le indagini di quella notte. A quelle ore infatti inizierà una serrata attività di indagine svolta soltanto dai militari dell'arma che sceglieranno alcuni testimoni da ascoltare quella notte. Tutti loro racconteranno che i carabinieri non hanno commesso alcun atto violento. Anzi, al contrario, sarebbero stati proprio i militari ad aver subito la violenza di Magherini e negli uffici dell'arma si parla subito di perquisizioni e sostanze stupefacenti. Al limite, signor capitano, se posso suggerirmi, cioè, pare che sarà da sentire il magistrato. Sicuramente. Secondo me, no, c'è anche da fare la perquisizione a casa sua. Ma perché perquisizione anche da sua? Perché se poi per eventuali stupefacenti, questo non sarà proprio bene, signor capitano, questo. Dice che aveva proprio. Ma io non lo so, non sono un medico, qui sarebbe da fare subito il tossicologico. Indagini finalizzate a far emergere l'aspetto peggiore della vita dell'ex promessa della Fiorentina, per far passare quell'energumeno per un tossicodipendente violento che quella sera sarebbe stato anche un delinquente. Ma le perquisizioni in auto, a casa, nella camera dell'albergo danno esito negativo e la droga non la trova nessuno. Riccardo Magherini però, incensurato, verrà denunciato da morto per furto e danneggiamento. Su quel foglio trasmesso alla Procura di Firenze, accanto al suo nome, infatti c'è una croce nera. Qualche ora dopo la morte di Magherini e dopo aver svolto le indagini, i quattro carabinieri che lo hanno arrestato si faranno visitare al pronto soccorso con prognosi da 2 a 10 giorni. A Firenze non si parla di altro, le voci si rincorrono. Cosa può essere successo? Se lo chiedono tutti. Ma Guido Magherini, quando vede il cadavere del figlio all'Istituto di Medicina Legale, quasi non lo riconosce. È un corpo segnato. Ci sono ferite evidenti a occhio nudo. Vuole capire che cos'è successo al suo Riccardo. Sono ore e momenti difficili e la famiglia, gli amici del quarantenne, iniziano a suonare i campanelli di Borgo San Frediano in cerca di testimoni. È iniziata una lotta, lo hanno sbattuto contro una macchina e gli hanno messo una manetta. Poi l'hanno buttato per terra mentre continuava ad urlare e gli hanno dato dei calci per farlo stare zitto. Ho visto 3-4 calci, erano tutti sopra di lui e un ragazzo ha detto ai carabinieri di smettere. Poi Magherini non ha più parlato. Ho visto un calcio per tenerlo bloccato a terra e poi uno col piede sopra per farlo stare fermo. Quello che gli ha dato il calcio era sulla destra, dove lo colpì, e lui urlò, aia, e poi aveva un colorito violastro. Lo mettano a terra, a faccia in giù. Ci sono stati 3 calci in rapida successione. Erano inutili, perché lui era già a terra. Ho visto Magherini preso per la gola da un carabiniere, e l'ho visto blu in volto. Poi ha incrociato il mio sguardo e mi ha detto: scrivete la mia storia, mi stanno uccidendo. Uno dei carabinieri l'ha preso a calci, almeno 5-6 volte, nell'addome e altri 2 calci all'altezza della testa. Ho sentito il rumore e lui era già ammanettato. Un carabiniere gli schiacciava la testa e gli premeva il ginocchio sul collo. Mi sono avvicinato e ho detto no, i calci no, ma sono stato insultato e mi hanno dato del coglione. Un carabiniere gli stava sulle spalle, uno sulla schiena, un altro era in piedi su polpacci, sembrava sui pattini. Si teneva in equilibrio,
Il maresciallo schiacciava la testa di Margherini con la mano e teneva il ginocchio sul collo. Un carabiniere è montato sopra Riccardo e quando era a terra gli sono stati dati 3 calci molto, molto forti. Molto forti dallo stesso carabiniere. Erano calci violenti, sferrati da un solo carabiniere e gli sono stati tutto il tempo sopra. Chiedeva aiuto, è entrato in un locale e poi è uscito e si è inginocchiato urlando. Gli ho chiesto il cellulare e lui subito me l'ha dato. Erano 4 bestie che non riuscivano ad ammanettarlo. È arrivata l'ambulanza e aveva un carabiniere sopra e il viso diventava di colore viola. Era schiacciato come una cotoletta. Uno dei carabinieri gli ha dato 2 calci sul lato del corpo mentre era a terra e non riuscivano ad ammanettarlo. È stato colpito sul lato destro, sulla parte del fegato con una pausa di 2 o 3 secondi dal carabiniere pelato alto. Il mio amico gli urlava «Dagli più forte!»